Nico, you made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you... Grande, grande. Hai capito che non ti riguardano per un cazzo. Grande. Ciao a tutti ragazzini, ciao a tutti irlandesi. Come state? Bentornati sul mio canale. L'altra missione, una cosa che ho già detto l'altra volta, abbiamo fatto saltare tutto per aria. E la famiglia Ancelotti, peccato il cognome perché potevano chiamarsi per esempio Moratti, ogni citazione puramente casuale, sono stati fatti fuori. E quindi oggi andremo dal secondo incarico di Gerald McCreary. Like, iscrizione e campanella e andiamo. Ho una voglia di sushi, ragazzi, che veramente mi esce anche dal naso. Per non nominare altre parti. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Chissà perché sto pensando ai Lost. I don't know about that. So, how are you? Alright, yeah. Kate! Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Tutti vorrebbero una suocera così, però, eh. Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man, and my... Ci sono io a dargli il cazzo, ti preoccupare. God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico! You made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you... Grande. Grande, hai capito che non ti riguardano per un cazzo. Grande. Yeah, I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the... Schifo. I owed him. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make him stop. In the meantime, you chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Attaboy. Come on, got something to show you. Il mio cazzo. No. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the 5-0 fam. Ancelotti's being the weakest, he's decided to stir shit up for him. Now the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use him as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Oh, tutti italiani vanno ammazzati, eh? Che cazzo è sta roba, oh? Che è sta discriminazione? No! Che è matto! Beh sì, vestito albanese. Posso dire che ci siamo. Ma ora, voi potete per fortuna rimettere indietro il video. Io non posso rivederlo un'altra volta. Beati voi. Ma che cazzo è appena successo? Va bene, sovrastiamo, veramente. Ok, se mi mandi di qua, non credo che dobbiamo cambiare isola, no? E invece sì, ci ho proprio colto. Non pensavo che un idrante facesse così male. Davvero? Dai, tirati fuori il casco dal pisello. Vai! E ovviamente, come sempre, ci andiamo con un quarto di vita. Ok, non fare billate. Grande. Fermi, non cambiate corsia, altrimenti muoio, per favore. Vi prego. Vi prego, grazie. Grazie, tesori. Che culo.
Che grande buco di culo. E siamo arrivati, siamo a ridosso di Central Park. Mamma mia, come pattina sta moto. Capisco che ha appena piovuto, ma che cazzo. Sneaky scumbag. Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it. What the fuck? We're going to the Magistrates for sure. Sì, voglio la guerra, ok? La moto va, accelera mentre lui si sta mettendo il casco, va bene. Non capisco. Tante cose non capisco. Ok, immagino che io debba porre fine alla tua esistenza. Questo esplode così senza motivo. Non ce la fai, non ci riesci. Dai, se mi schianto è per colpa mia. Non per colpa tua, al massimo è colpa della mia moto, ma mai tua. Oh raga, è immortale. Questo significa che deve arrivare da qualche parte. Forse arriva al cantiere, ma non credo. Perché c'era una missione al cantiere. Ma non credo neanche che fosse GTA 4, credo che fosse un'espansione, vabbè. Minchia, ma come va lenta sta moto però. Ecco qua l'abilità di Franklin alla guida farebbe comodissimo. A qualche parte poi si fermerà, eh? No, 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 no. Ma come puoi? Ma con calma, eh. Con calma. Vai pure con calma. Raccatala con tutta la tranquillità di sto mondo, eh. Minchia. Quando guido, che devo inseguire qualcuno a GTA 4, c'ho le mani più fredde di quando gioco a Ultimate Team, davvero. Morirà prima o poi, eh? Ci voleva così tanto? Ok. Non si è fermato da nessuna parte, l'abbiamo fermato noi. Sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Nice work. Real nice. I'll let Jimmy P know about that. I'll cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down Ma's door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Yeah, thanks. Please, look after my family if I go inside. Ci mancherebbe altro. La prossima, ragazzi, è per Mallory Bardas. Quindi ce ne andiamo momentaneamente al rifugio in attesa della sua chiamata. Many months later. Ok, ragazzi, dopo tipo 54 anni Mallory non ci ha ancora chiamato. Quindi mi sa che ho sbagliato a fare la scaletta. E quindi andiamo a Francis McCreary, che ci darà la missione Final Interview. E ovviamente sarà la prossima. Quindi prima, ragazzi, completeremo la lista di Francis McCreary. Poi dopo andremo con Mallory. Io con questo vi ringrazio, ragazzi. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E noi ci vediamo alla prossima con Francis McCreary Final Interview. Bacione, ragazzi. Alla prossima.